l'incidenza della TBC tra gli stranieri in Italia e se aumenta la TBC venendo nel nostro paese? L'incidenza della TBC tra gli stranieri in Italia è leggermente più alta che non negli italiani. Negli italiani abbiamo 7 casi ogni 100.000 abitanti, negli stranieri 12 casi ogni 100.000 abitanti. Mediamente, per cui l'aumento è lieve. Ci sono alcune particolari nazioni che invece presentano un rischio maggiore. Quali sono i rischi che corrono gli stranieri venendo in Italia riguardo all'aumento del rischio di TBC? Beh, il rischio principale è di non venire curati adeguatamente se non accedono a servizi sanitari adeguati, perché la cura della tubercolosi è semplice ed efficace, si tratta di compresse antibiotiche a lungo per 4-6 mesi, per cui ci vuole una certa continuità di accesso alle cure. Se c'è una continuità di accesso alle cure, la guarigione è pressoché completa. Sta aumentando la resistenza ai farmaci contro la TBC? Nel mondo sì, in Italia non ancora, ci sono pochi casi isolati. Ecco, cosa possiamo fare per contribuire a ridurre o addirittura a debellare la TBC nel mondo? Diagnosticarla presto e curarla. La difficoltà è nei paesi poveri, dove è difficile fare diagnosi. Io ho avuto alcune esperienze in Africa, in Tanzania, dove ho lavorato in ospedale. Il primo apparecchio radiologico era a 150 km. La prima possibilità di fare un esame culturale nel catarro per vedere se ci sono i germi della tubercolosi era a 50 km. Per cui la diagnosi diventa difficile. Poi la cura è semplice perché sono compresse. Per cui diffondere il più possibile livelli sanitari di base nei paesi poveri.